Buonasera a tutti dell'U65, si è appena conclusa la partita di calcio fra Juventus e Benevento. Cosa dire di questa vergogna vista per 90 minuti? Spero sia la pietra tombale per questo allenatore scelto da questo presidente, perché è il fallimento di un progetto, è il fallimento di perlomeno 10 giocatori di questa squadra devono praticamente essere ceduti. È impossibile ripartire da Betancourt, è impossibile ripartire da Rabiot, è impossibile ripartire da Arthur, è impossibile ripartire da Bernardeschi, che non sa tirare un calcio d'angolo, che non sa battere una punizione. Basta, 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 basta. Si è visto che non arriva un cross decente in area quando manca Cuadrado. Non c'è nessuno che riesce a crossare senza beccare il giocatore di turno. Poi ci è voluto il fenomeno brasiliano a spianare la strada a una squadra di onesti predatori del calcio come il Benevento. Probabilmente si sono salvati grazie a noi oggi. Hanno fatto una partita a tutto cuore. L'arbitro gli ha permesso in lungo e in largo di perdere tempo. Ovviamente poi vergogna arbitrale, il rigore non dato a Chiesa, tutte le moviole diranno che era rigore in tutto il mondo, non era rigore soltanto in Italia, dove non sono voluti andare a vederlo al VAR perché sapevano che sarebbe stato assegnato il calcio di rigore. Quello è rigore perché Chiesa non può saltare l'avversario, anche se è scivolato davanti a lui, è calcio di rigore, è fallo, è danno procurato. Comunque avrebbe cambiato poco, probabilmente la Juve avrebbe pareggiato subito, il finale sarebbe stato completamente diverso, magari meno nervoso, ma l'abbiamo capito. Quest'anno, oltre alla pochezza della squadra, c'è il vento contro totale dalla prima all'ultima giornata. Ricordiamo il rigore non dato a Benevento all'andata, che fa il paio con questo non dato ritorno. Ciò non cambia che la Juventus ha disputato una partita vergognosa, che abbia in campo elementi da cedere quanto prima, e che Pirlo, secondo me, è arrivato a fine corsa. Per quanto mi riguarda, il progetto Pirlo si può concludere qua. È un non allenatore che schiera una non squadra e che non sa motivare tra primo e secondo tempo e nemmeno durante la settimana. L'analisi della partita è questa: il portiere del Benevento sostanzialmente è stato anche poco impegnato a ribadire una squadra che fa fatica a tirare in porta. I voti, metteteli voi, per me oggi sono tutti inguardabili, tutti zero. Un saluto a tutti dagli U65. Pirlo, vai a casa.